Sì, sono stato molto soddisfatto della decisione del mister che mi ha dato questa fiducia dal primo minuto dopo 2 settimane che ero arrivato. E adesso sì, ci aspettano 2 partite impegnative, la prima a Verona che sicuramente è un campo difficile, ma sicuramente sarà una bella partita. Cercheremo di fare il massimo e di ottenere magari 3 punti perché abbiamo bisogno di punti in questo inizio di campionato. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederti un po' quella che è stata la tua estate, sei stato al Trapani per poco più di un mese, poi l'Avellino, se ci racconti un po' come si è sviluppato questo tuo ritorno alla Lazio, il passaggio ad Avellino. E seconda domanda che faccio pure uno, la tua collocazione in campo, mezzala sinistra, è probabilmente il tuo ruolo ideale, come ti sei trovato invece d'esterno sabato scorso contro il Trapani? Guarda, io sono andato a Trapani quest'estate perché mi aveva cercato Cosmi, mi aveva chiamato proprio al telefono dicendomi che aveva bisogno di un ragazzo giovane da mettere a sinistra a fare il quinto. Quindi io ho accettato questo diciamo, invito del mister e quindi ho deciso di andare a Trapani, sapendo che però il direttore dell'Avellino mi voleva già da 3 anni, sono 3 anni che mi cerca. E quando ho avuto questa chiamata, questo scambio con Visconti, ho deciso di venire subito anche perché le 2 partite di Coppa Italia col Trapani non ero stato impiegato. Quindi ho deciso di venire ad Avellino perché penso che sia una grande piazza. E come ruolo io ho fatto sempre la mezzala, sono 3 anni che faccio la mezzala, ma secondo me il mio ruolo ideale è il quinto di sinistra. E comunque posso fare tutti e due, cioè, li so fare tutti e due comunque. Sicuramente andremo a Verona che viene da un pareggio e una sconfitta, quindi sicuramente saranno avvelenati e vorranno la vittoria. Però anche noi abbiamo bisogno di punti, quindi andremo là per fare la nostra partita. Poi arriva il Cittadella che sta in un momento, stanno davvero bene, però dobbiamo dare tutto perché siamo una bella squadra, siamo forti e possiamo dire la nostra. Sono da poco, ma conoscevo già i compagni, e conoscevo Cavazzi, Paghera con cui ho giocato. E il gruppo è fantastico, i ragazzi mi hanno aiutato tantissimo, anche perché davvero è pochissimo che sono qua e già mi sono integrato tantissimo con Frattali che mi sta dando una mano, che anche lui è di Roma, quindi ci troviamo bene. Gli allenatori si assomigliano perché sono tutti e due motivatori. Toscano non lo conoscevo prima perché non l'ho mai avuto, però da quello che sta facendo vedere è un grande motivatore, è un bravo mister, quindi faremo bene. Sì, Tesser l'ho avuto a Terni e secondo me è uno dei mister più preparati che ho avuto fino adesso. Mi sono trovato benissimo e sapevo già, l'ho incontrato quest'estate che abbiamo fatto l'amichevole Trapani-Cremona e mi aveva detto di Avellino che ha detto era una piazza bellissima. E sì, quando sono venuto qua l'ho chiamato, gli ho chiesto consigli e mi ha detto subito di venire qua.